e allarme frodi alimentari nella grande distribuzione a Lanciarlo e Gaetano Malannino di Altra Agricoltura a supporto delle imprese e dei produttori locali. La scoperta del responsabile commerciale della CMG di Vittoria, Maurizio Ciaculli, ha spalancato le porte di quella che a dire di Malannino è colpevole dei danni al comparto agricolo e al suo indotto e alle ricadute sulla società, ovvero la grande distribuzione. A dire del presidente di Altra Agricoltura, a mancare sarebbero i controlli di qualità della merce venduta sui banchi degli ipermercati e le cattive regolamentazioni al loro interno che non proteggerebbero i consumatori e neanche i produttori. La scoperta, fatta proprio da Ciaculli il 23 maggio scorso, quando ha denunciato il tutto alla Guardia di Finanza che ha provveduto al sequestro della merce, ha portato alla luce un prodotto straniero venduto per italiano e smerciato con imballaggio e targhetta contraffatti. No, non c'è assolutamente il rischio, perché noi da anni riteniamo responsabile tutta la grande distribuzione del danno in agricoltura e del danno sociale anche ai consumatori e ai cittadini, del grande danno economico e del non controllo sulla qualità della merce. Questo lo diciamo da anni per tutta la grande distribuzione. E la grande distribuzione serve anche da paravento, è permeata da tante cose. Abbiamo elementi su una linea della grande distribuzione e questi elementi vogliamo utilizzarli dicendo che ovviamente tutto l'intero sistema è fatto allo stesso modo.